Ciao a tutti ragazzi ed eccoci con il proseguo del primo video. Allora, nel primo video vi ho fatto vedere come andare a realizzare una scatolina d'incastro con un piccolo logo dell'azienda per cui sto lavorando al momento. Calcolate che la stessa scritta, stessa scatolina, stesse misure, stessa estetica, quindi sempre così ad incastro, la voglio realizzare questa volta in un formato diverso, quindi praticamente le scritte expert verranno vettorizzate e non verranno incise. Questa modalità di lavoro è molto più carina da vedere, nel senso, a livello di macchinario, per come si muove, è sempre in movimento, non è mai fermo e soprattutto va a muovere veramente tutti gli assi contemporaneamente ad ogni singolo movimento che il macchinario fa. In poche parole, è sempre in movimento, non è mai fermo. Adesso vi faccio vedere anche come uscirà questa scritta in modo tale da fare il paragone con la scritta incisa. Solo un minuto e si parte. Ecco la nostra prima scritta. Allora, diciamo che vedendola esteticamente risalta un pochino meno rispetto all'inizio, rispetto alla modalità incisione, perché logicamente non va ad effettuare un vero e proprio affondo, ma va ad effettuare delle righe, chiamiamole così. Quindi, che cosa succede? Che praticamente andrà a risaltare un pochino meno. Però devo dire che questa modalità comunque è molto carina quando dovete, esempio, scontornare delle lettere, che è quello che stiamo facendo, oppure far risaltare alcuni dettagli, che potrebbe essere proprio questa stella che sta facendo adesso. Quindi dipende sempre dal tipo di disegno, dal tipo di progetto che state andando a realizzare o comunque che avete in mente. Vi consiglio sempre di fare una doppia prova, un po' come lo sto facendo io, nel senso, se avete un progetto in mente, realizzate lo stesso progetto con queste due modalità, in modo tale da vedere quella che vi esce meglio o quella che vi, diciamo, appaga di più. E soprattutto con questa modalità ci mette molto, molto, molto meno tempo. Per intenderci, per effettuare la scatolina che vi ho fatto vedere all'inizio, comunque che vi ho fatto vedere nel primo video, ho impiegato circa tre quarti d'ora nella lavorazione. In questo modo invece ci impiegherà circa 5 minuti, gli farò fare anche la modalità taglio che impiegherà altri 5 minuti, quindi diciamo che il tempo è veramente molto inferiore rispetto alla prima lavorazione. Praticamente ve la sto facendo vedere in diretta, quindi sono passati al momento 3 minuti e 19 e si trova alla terza scritta, ne manca praticamente una e poi si può passare alla modalità taglio. Ok, il quarto lo sta cominciando ad effettuare proprio adesso. Vi lascio giusto un minuto in pausa e poi facciamo la modalità taglio. Ok, andiamo con la modalità taglio. Modalità taglio 10 mm per secondo e a questo punto gli mettiamo 35% di potenza, visto che andremo anche un pochino più veloci, infatti gli imposterò 12 mm per secondo. Dovrebbe riuscire ad effettuare il taglio. Se
Sì. Richiude lo sportello. Ok, il taglio lo sta facendo senza alcun tipo di problema. Perfetto, ho già provveduto in questo preciso istante ad effettuare una bella levicata superficiale in modo tale che resta soltanto da effettuare l'incollaggio con della comunissima Vinavil e poi una passata di trasparente opaco o trasparente lucido. Che ne pensate? Quale vi piace di più? Edizione 1 o edizione 2? Ciao ragazzi! Ci vediamo al prossimo video.